Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui con un nuovo cast. Io sono Black Force, oggi vi porto uno ZVT. Quindi continuiamo con gli Zerg. Abbiamo visto uno ZVT, ora vediamo uno ZVP, sempre di livello Grandmaster. Ci tenevo prima di iniziare con il cast a ringraziare il ragazzo che ha commentato sotto il mio video dicendo che gli piace StarCraft, gli piacciono i miei cast, di continuare così, bravo. Quindi lo ringrazio per tutto. Tutte le parole che ho detto sono virgolettate dette da lui. Sotto il video avevo commentato sotto il video ringraziandolo e ci tengo a farlo anche in un video che pubblico. Perché come ho detto sotto il commento, queste sono le cose che veramente ti danno voglia di continuare a fare quello che fai e ti fanno apprezzare gli sforzi. E invece voglio dire a un altro ragazzo che ha commentato dicendo che ha tipo un minutaggio, aveva dei problemi, che io spesso colpisco il microfono oppure troppo vicino alla bocca, adesso tipo ho distanziato un attimo, muovo le cuffie, scricchiolo la sedia eccetera, quindi quelli sono tutti i problemi pseudo tecnici che ci possono essere, anche perché io gesticolo e arrivo le manate ninja al microfono. Allora, ZVP il Protoss, vediamo come apre, perché è importante vedere come apre il Protoss. In Wall si apriva sempre di Forza Expand, bene o male. Qui va a prendersi due gas, rimane monobase, quindi chiude con centro cibernetico portale. Vabbè, il Zerg va sempre a fare posta, espansione, e qui ha preso l'estrattore per aver subito fuori degli zaghi per parare eventuali cannon contain, due gate eccetera. Vediamo un po' cosa andrà a scegliere di tech. Due sonde su 3, poi in una 3 su 3, quindi vuole probabilmente espandere anche abbastanza presto il Protoss, mentre lo Zerg ha iniziato l'incremento metabolico, quindi le alette per quanto riguarda gli Zerg. Va a fare una resina e vediamo se mette subito in coda l'altra resina. No, aspetta probabilmente di metterla in coda da qui. Queste ragazzi sono sempre cose che sono interessante guardare perché vi fanno presente come giocano proprio in pratica i giocatori più forti. Questo è un giocatore di GM. 4 zerglini che entrano in base sfruttando questa apertura, subito in ricerca del centro cibernetico. Qui il 2 su 3, per strano, perché non 2 su 3, 3 su 3? Forse l'avevo già visto in un replay sempre portato sul canale. Perché è strano vedere 2 su 3, 3 su 3, normalmente o si sta 3 su 3 in tutti e due, 2 su 3 in tutti e due, in una magari è più facile vedere l'espansione del Mothership e nell'altra gli Oracle. Forse questo 3 su 3 per una via di mezzo fra le due build, intanto qui continua a mandare Zerglini, ora ne manda ancora di più perché vuole sperare in un varco. Ora è uscita la Sentry e capisce lo Zerg che da qui non ci potrà più passare, sia perché la Sentry chiude sia perché la Sentry può fare i Force Field. Però sono zerglini con le alette che vogliono andare a mangiare questa espansione, fondamentalmente. Intanto in base continua la vita normale per lo Zerg, che ha tolto i lavoratori del Vespene e ha buttato giù il lanciaspore, probabilmente per parare un eventuale Oracle. Però fuori il Mothership Core, fuori la Sentry, l'Oracle non è più una minaccia per lo Zerg, che può temere, non so cosa può temere. Qui c'è il consiglio del crepuscolo, quindi quel lanciaspore è andato bene, perché questo consiglio del crepuscolo può far prevedere DT o schifate vari, tipo ora ho colpito il microfono, tra parentesi. Ecco, però qui secondo me sta sbagliando, perché sta tenendo 2 sonde su 3 eternamente, 3 sonde su 3, 3 sonde su 3 eternamente, quindi è una cosa particolare se è corretta. Bel posizionamento questo dell'Overlord, un Overlord martellante attorno ai 7 minuti qualcosa per vedere cosa sta facendo. Vede che sta ricercando qualcosa dal consiglio del crepuscolo. A questo minutaggio è probabilmente Blink, può essere anche una schifata, però boh, a quel punto ecco, fai questa cosa, vai in giro per la mappa a vedere se ci sono piloni e gate, perché a quel punto possono essere anche DT. Qui mi sembra una giocata abbastanza standard, due sentry full energy per chiudere, due portali, in costruzione, il Mothership Core che sta in questa zona per controllare, un'allucinazione che utilizzerà il Protoss per scoutare. Guardate il DPS ridicolo della Sentry che non riesce neanche a tenere giù un Overlord. Molto bene, e Zerg che gli serve una terza base.
Zerk ha fatto la colonna delle blatte, io ho fatto uno sbadiglio del signore e vediamo un po'. C'è questa fenice allucinata che ha visto muoversi di Overlord, non ha visto probabilmente l'espansione delle Zerg che se ne devono dare a gambe, vediamo un attimo se il Protoss ha visto l'espansione delle Zerg, no, come pensavo no. Intanto qui camera evolutiva, trasforma il vivaio in tana, quindi va al touch superiore lo Zerg. Una resina qui, qui non, qui no, okay, c'è una resina qui, e normalmente vedo fare una resina anche o dalla prima o dalla seconda base, ancora meglio dato che è più vicina, per poi mandarla qui, ma forse vuole aspettare direttamente di farla qui, intanto ricerca il rintanamento, lo Zerg, e quindi qui va a fare potenziamenti per le blatte, vedremo una giocata massiva probabilmente di Blatte Hydra. A quel punto il Protoss dovrà fare assolutamente Colossia giù la fabbrica robotica per iniziare la testa. Intanto altri due ghetti, il più uno per l'attacco, cosa che sta facendo anche lo Zerg, il più uno per l'attacco a distanza addirittura. Qui devastati degli Zerglini, cacca cacca, come se non ci fosse un domani per gli Overlord, che provano a collegare la terza e la seconda resina, che non stanno facendo veramente il creep, stanno facendo un creep non importante, forse per paura che nello ZVP magari si sta poco ad avere un osservatore e quindi le unità possono sta del Protoss possono stazionare in attacco, però in quel caso non ha tantissime difese in casa, e più il Protoss si espande più è soggetto a attacchi su più fronti. Un custode buttato dentro per lo scout, vede che c'è comunque una produzione massiva di stalker, ha visto questa sondina qui che vuole buttare la terza base, o le creep si ritirerà, ma arrivano delle blatte che la prendono in tempo, tirano giù il pilone, tirano giù la sondina, quindi ottimo. Ora lo Zerg ha un attimo la partita in mano, perché è su tre basi, è pari upgrade, pari tech praticamente, ci vogliono dei miracoli di sentry, e può provare anche un ingaggio, credo, sì, infatti è quello che cerca. Protoss che ovviamente deve scappare dietro, ma lo Zerg non vuole vincere qui la partita, vuole solo tenere in scacco il Protoss e non fargli prendere questa base, but magari buttare giù quarto e andare a touch sopra. Infatti qui vedo che arriva il potenziamento per l'idralische, nell'antro dell'idralische a culi scanalati, e quindi vedremo un Blatte Hydra. Ora Protoss che ha un po' di stalker, l'immortale che tanca tantissimo e tira giù le blatte come counter, quindi decide di uscire, riesce a buttare giù base. Qui lo Zerg deve provare assolutamente con delle blatte tira giù la base che andrà giù, ma no, ci sta, sì, ci sta. Però è un po' in, no, credo ci stia la base. Arriva a essere una blatta, ecco perché non poteva fare la base. Appena è arrivato l'osservatore ha scautato la blatta e ha potuto tirarla giù. Tanto qui ci sono delle altre blatte, intanto uno per attacco per lo Zerg, uno d'attacco per il Protoss, entrambi no, solo il Protoss sta cercando di più due per l'attacco, lo Zerg sta andando più sulla ricerca dei potenziamenti per le specifiche unità, tantissimi stalker, quindi serve assolutamente le Hydra per il DPS e le blatte per tankare. Intanto lo Zerg è a 50 di energia lì, qui intanto si chiama anche uno scontro, poi torniamo sulle resine, blatte che si scontrano con gli stalker, che riescono a tirare giù comunque le blatte, quindi anche perdere tutte queste blatte non è un grosso problema per lo Zerg, anche perché io ho tante Hydra. Stavo guardando l'energia delle resine, che è leggermente, no, non è alta, perché comunque stanno continuamente ingettando, anche se l'energia è alta, ma la base continuamente in injecto, va bene come cosa. Ora Blatte Hydra, il Zerg è pari più o meno a supply del Protoss, perché di esercito dico, perché contate che ha una base in più praticamente lo Zerg, quindi c'ha 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 lavoratori, più qui che ne ha 4 su 3, questo è un errore, vediamo se qui ne ha messe 3 su 3, 2 su 3, quindi errori errori da entrambe le parti, per questo anche
i GM non fanno sempre tutto bene, qui lo Zer deve creare una conca micidiale, bel posizionamento di unità e addirittura forse anche fare un attacco sul rete, intanto comunque un attacco su più fronti. Farà in modo che tutte le unità dello Zerg attacchino e solo alcune del Protoss attacchino le unità dello Zerg. Portale, 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 quindi gate unit, non vedo ancora scendere il laboratorio robotico necessario per fare i colossi, aspettavo l'upgrade, probabilmente ecco che arriva il più 2 d'attacco per il Protoss, lo Zerg ancora col più 1, questo è un momento un attimino critico per lo Zerg, comunque ingaggia devo dire al meglio che può, scendono degli ottimi force field per quanto riguarda il Protoss, le Hydra fanno un male pazzesco, vediamo l'esercito del Protoss che cala in continuo, in più stanno arrivando blatte come se non ci fosse un domani, è finito il potenziamento per le Hydra che quindi sparano ancora più forte di prima, 14 danni, 46 in 75 di testa inquinante, arrivano anche le blatte potenziate ora con il 2, è arrivato il potenziamento che cambierà le sorti della partita praticamente perché tutte quelle unità Zerg, Supply parlavano abbastanza Zerg con l'upgrade pari a quello del Protoss per l'attacco, unito al DPS originante delle Hydra che è nettamente superiore a quello di uno Stalker, riesce a vincere la battaglia e anche la guerra, perché ora lo Zerg ha vinto la battaglia, può andare a mettere pressure, tirare giù sta base, buttare giù quarta, manipolo di Stalker che intanto prova a fare dei danni dentro la base, questo è più per prendere tempo che per vincere la partita, non deve ancora saturare la terza base del Protoss, probabilmente distrutto questo manipolo di Stalker si darà al GG, Stalker che stanno per finire il blink, io l'avrei fatto scappare in questa zona, ma guardate qui lo Zerg Wally come è bravo, spinge con una parte dell'esercito da questa parte e con l'altra parte dell'esercito va a chiudere l'unica via di fuga che, lo Stalker, che gli Stalker potevano utilizzare, va a mettere giù quarta appena vede che il pericolo comunque è abbastanza sotto controllo. Ora, sedato il pericolo, si riprende col ciclo di macro, quindi si rimettono a posto i lavoratori se sono stati mossi, si riva a fare unità, si guarda come sono messi gli upgrade, a quel punto si va a buttare giù strutture se servono di produzione oppure va a fare basi d'espansione, in questo caso anche di produzione, per migliorare la propria macro. Una blatta che va a vedere com'è la situazione, vede delle unità arrivare da questa parte, non ne ha viste molte, quindi si può anche andare in un attacco, attacco che parla nettamente Zerg, vincerà questa battaglia e la partita. GG di Dano che ha provato un engage ma necessitava di colossi per sconfiggere questi Hydra. Il cast di oggi si conclude qui. Nel prossimo vedremo lo ZvZ, quindi il Mirror Match, e poi avremo finito con gli Zerg. A quel punto, come ho detto, probabilmente andrò a castare dei replay di livello inferiore per andare a commentare gli errori che fanno i player e che probabilmente ci sono anche nelle partite di voi che mi seguite e nelle mie, quindi sarà un miglioramento globale come player da parte di ambo le parti. Io vi ringrazio per la visione, vi ricordo di mettere mi piace, commentare, di iscrivervi al canale se vi piacciono i miei video, condividere in giro per aiutarmi a crescere. Noi ci vediamo con il prossimo cast, ciao a tutti ragazzi.